Dopo mesi di semina, l'equipe Orizzonte Catania è chiamata a raccogliere i primi frutti portati dalla scintillante campagna acquisti estiva e dal costante lavoro di Martina Miceli e Tania Di Mario su un gruppo dal tasso di talento altissimo. Per la compagine catanese comincia oggi pomeriggio il weekend dedicato alle Final Four di Coppa Italia, il primo vero trofeo messo in palio dalla stagione 2017-2018. Le catanesi sono approdate all'atto finale della Coppa Nazionale dopo aver vinto senza eccessivi sforzi il gironcino autunnale con Messina e Cosenza e quello del secondo turno a inizio gennaio dove le etnee hanno regolato Sisroma e Rapallo. In mezzo anche la brillante campagna europea col girone catanese di Coppa Campioni che ha spalancato per il club rossazzurro l'approdo ai quarti di finale della competizione continentale. L'Orizzonte si presenta quindi alla due giorni di Ostia come la favorita indiscussa grazie anche alla clamorosa assenza delle campionesse uscenti del plebiscito Padova. Si comincerà dalle semifinali di oggi pomeriggio. Garibotti e compagni dovranno domare l'imprevedibile Bogliasco, capace di alternare durante il campionato prestazioni esaltanti ad altre ben più deludenti. Nell'altro braccio del tabellone si contenderanno il secondo pass per la finale di domani pomeriggio la SIS Roma del maestro Formiconi e il Cosenza di coach Capanna, qualificatosi a sorpresa proprio a spese del plebiscito Padova. Nella prima giornata di ritorno della Serie A1 maschile invece partita complicata per la Sele con Nuoto Catania reduce dalla vittoria dell'anticipo infrasettimanale contro Trieste. Gli etnei saranno di scena in casa del Brescia, terza forza del campionato, nel match in programma al centro natatorio comunale Monpiano. Per gli etnei il primo obiettivo sarà quello di cercare di coltivare i progressi visti a sprazzi mercoledì alla Scuderi.